Riprendiamo e riprendiamo alla grande. Ele Bobbola, vai! Proprio. Dai. Sto benissimo proprio. Un fiore, anche la voce. No. Chi ha mai fatto, non so, un'immagine con l'intelligenza artificiale oltre Alessia che prima me l'ha detto? Chi è che fa delle slide nella vita? Boh, ho finito il talk, facciamo tutti lo stesso lavoro. Sono stata abbastanza breve. Allora, noi saremmo in due e come capita spesso durante il freelance camp, l'altra è a Londra. In un primissimo talk avevo il santino, invece mi hanno detto che avevo il telecomando da una parte, il microfono dall'altra e il santino non mi stava. Quindi, io mi occupo di slide comunque come tutti voi e vorrei parlare del fatto che, siccome l'argomento è in trend adesso, trend topic, è il fatto di usare questa intelligenza artificiale e così abbiamo dei contenuti tutti uguali. Facile, semplice, indolore. Qual è un rimedio? Il rimedio sta in un libro, vecchissimo, vecchissimo, no, del 2012, cioè è imparare a rubare come un artista. Effettivamente, quante immagini vediamo così? Queste sono pure mie. Cioè, ormai, se ci facciamo fare le immagini dall'intelligenza artificiale, sono molto post-apocalittiche, sono molto surreali. C'è questo ritorno a questa dieta visiva surreale, con una differenza che quando il surrealismo lo faceva, insomma, Magritte, sapevano usare gli strumenti per farlo, ora invece è lo strumento che lo fa. Non siamo noi a dirgli di farle così, a meno che le sto facendo per questo talk. Ma anche nei testi non è che va tantissimo meglio. Io non mi occupo della parte di testi, qua è pieno di copyright, però li sgamiamo le presentazioni che sono state fatte dalla I. Sgamiamo i post, perché ci sono delle fantastiche parole apocalittiche, anche quelle. Innovazione digitale senza precedenti, tutti così i post. L'insight, cioè questa parola, perché traducono dall'inglese, gli insight azionabili, io vedo un sacco di post con questa enorme parola. Attenzioniamo, io di solito non la uso, non so se voi la usate, però è pieno di queste parole qui. Quindi, come si fa? Facciamo un passo indietro. Cosa sono le presentazioni? C'ho anche una risposta già evidente. Basta guardare lo speaker. Ciao, oggi nessuno mi ha parlato. Le presentazioni non sono solo le slide, c'è scritto qua, c'è sottotitolo. Possono essere vari momenti. Quello che stiamo facendo adesso, quindi c'è un supporto dietro, chiamiamolo supporto. Può essere un disegno durante una riunione, un appunto, una conversazione al bar con i fogli e i grafici Excel senza fare questo stupro di metterli nelle slide. Una video call, sì, è una presentazione. Cosa sono quindi le presentazioni? Un supporto, qualunque, uno speaker e un pubblico. Vi risuona questa cosa? Senza un pubblico non c'è una presentazione. Non me la faccio allo specchio, però facevo altro probabilmente. A cosa servono le presentazioni? Che forse è anche il motivo per cui faccio questo talk. A diffondere delle idee e dei valori. Se no, possiamo fare altro. Penso che anche meno, che è anche venuto fuori oggi parlando con Fabiana, può essere il leitmotiv del mio talk. Anche meno AI, anche meno molte meno presentazioni, molte presentazioni più corte. Qual è il ruolo delle AI nelle presentazioni? Se la presentazione base, diciamo, è fatta da un supporto, speaker e pubblico, se pensiamo a una storia, mi dice qualcosa il viaggio dell'eroe, la struttura del mito? C'era una volta, andiamo un pochino più basic. Ecco, il pubblico è il mio eroe, io sono il mentore. E che cosa uso? Degli strumenti. L'AI nelle presentazioni è esattamente come la spada di Yoda, è uno strumento. D'altronde in tutti i racconti, cioè noi abbiamo Mago Merlino col libro degli incantesimi, noi abbiamo Gandalf col bastone, Yoda con la spada. Sono strumenti che li aumentano, sì, li aiutano, sì, li coadiuvano, sì, sto dicendo sì da sola, è bellissimo. Però non si sostituiscono a loro. Cioè, la spada sono un po' nulla, spada laser, non c'è Yoda. Ecco, mi sembra adesso che invece, in generale, si tende a usare l'AI non tanto come strumento, ma come fine. Lo faccio fare dall'AI. Ma allora non stiamo rubando come degli artisti, cioè non ci stiamo mettendo anche il nostro. Spoiler, voi siete inutili. Noi siamo inutili. Sono abbastanza critica e la uso io. Premetto che io la uso l'intelligenza artificiale, cioè le slide di questo tool sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Che strumenti uso? Boh, alcuni, cioè questi non so tutti. Chi di voi li usa? Come li usate? Se vengono usati, cioè non è il male, ovviamente, sono strumenti. Anzi. Se vengono usati,
sicuramente velocizzano il nostro lavoro, sicuramente aumentano il nostro lavoro. Per esempio, ChatGPT lo uso tantissimo, perché il mio livello di inglese è uno schifo, anche se faccio anche lavori in inglese. Quando io voglio descrivere un'immagine che voglio far realizzare, immagine in italiano, con parole italiane, però i prompt funzionano meglio in inglese. Quindi poi litigo pesantemente con ChatGPT, cercando di farmela tradurre in inglese, conservando il mio tono di voce, perché sennò viene fuori un'altra roba. Però ci uso, ci devo anche il tempo. Non è proprio così, metto due cose, cioè quelli che vedo, ho messo due comandi. Stamattina qualcuno ha detto grazie, Graziella, e ecco, quello è anche il mio pensiero. Sono strumenti e su questo siamo d'accordo. Ma quindi come facciamo a rubare come un artista utilizzando l'intelligenza artificiale? Do dei fantastici tre consigli non richiesti, che sono quelli migliori. Il primo è il mio preferito. Possiamo anche essere anche meno. Cioè non è che devono essere tutte perfette e plasticose queste immagini e questi testi. Perché sono senza personalità. Cioè va bene, cioè, non è male. Ho anche messo imperfetto, è ok. Cioè questa immagine non è fatta bene. Non è perfetta, però è reale. Sono delle persone umane fatte in digitale, ma sono umane, cioè non sono di plastica. E l'ho anche lavorato in un punto con Photoshop, così probabilmente anche la stessa persona che ha realizzato il prompt è uguale. Perché quella è un po' la differenza. E non è perché lo dico io, tra l'altro. Ha iniziato uno, di cui non so assolutamente mai dire il nome, di un pubblicitario della... Forse la roba lo sa dire. Che è Bernbach. Negli anni 60 ha iniziato a dire questa cosa. Cioè non è che ci siamo spostati di tanto. Avete presente le pubblicità delle automobili dopo la guerra? Tutte le automobili fighe, cioè più potenti, più... Poi hanno fatto un maggiolino che volevano che diventasse l'auto del popolo. Le prime vendite erano pari a zero, perché non è un'auto potente, non è un'auto grossa. Però veniva comunicata esattamente uguale a tutti gli altri. Poi hanno chiamato questo signore qua, che ha detto una cosa abbastanza rivoluzionaria. Ha detto, think small, cioè, anche meno, tradotto in linguaggio delle Slave Queen. Cioè, pensiamo a qualcosa di meno, qualcosa di più piccolo, qualcosa di più umano. E quell'anno lì, nel 61, il maggiolino, con questa DV, è stata l'auto più venduta in tutta la Germania, per il popolo. L'anno prima ne avevamo vendute quasi nulla. L'altra cosa, ovviamente, è di continuare a studiare. Io ho iniziato a studiare l'intelligenza artificiale al Politecnico di Milano nel 2020, tutto piano. Quindi 24 anni fa. Leggo libri, studio, ricordo circa il 10% di quello che studio. I titoli dei libri rarissimamente me li ricordo. Però c'era un testo di Graziella Tonfoni che si chiama Sistemi Cognitivi Complessi. E di quegli anni lì non c'erano le intelligenze artificiali come oggi, però diceva una cosa che è valida anche oggi, 24 anni dopo. Diceva che la cosa importante è capire come le persone apprendono, perché tutte le persone apprendono in modo diverso. Se non capiamo questa cosa qua, se non ci interroghiamo di questa cosa qui, quando noi iniziamo a usare le intelligenze artificiali le useremo tutte sempre nello stesso modo e quindi otterremo delle cose sempre tutte uguali. E insegneremo nello stesso modo agli strumenti. Quindi addestreremo le intelligenze artificiali tutte nello stesso modo sempre, che è quello che tra l'altro è successo all'inizio. Non so se vi ricordate le prime immagini di Dalì, se provavate a tirar fuori un infermiere uomo, ma neanche per scherzo, perché era stato addestrato secondo dei bias per cui non esisteva l'infermiere uomo. Adesso hanno provato a tamponare, ma è... Quel peggio, perché si chiede di rappresentare un esercito degli anni 50 italiano, delle fanti di etnia nera negli anni 50 in Italia. Qual è il tema? Qual è il punto? È che non sa leggere il contesto, ma noi lo sappiamo leggere. Se ci affidiamo troppo alle intelligenze artificiali, come fossero oracoli, facciamo contenuti tutti uguali e prezzo anche un po' errati. Quindi, secondo consiglio, continuare a studiare. Al momento cito due persone, che sono Mariella Borghi e Raffaele Gaito. Raffaele ha un'academy sull'intelligenza artificiale, è online, vive a Londra, è un grow hacker, e Mariella Borghi parla, è una LinkedIn Top Voices, e parla di intelligenza artificiale in maniera etica, cioè seguiteli, studiate, vedete cosa fanno, così potete sperimentare. La terza cosa, è quella da cui prende poi il titolo questo talk, è uno dei consigli di Austin Kleon, che ha scritto il libro Ruba come un artista. Lui aveva messo 10 consigli, io ve ne ho dati 3, perché anche meno.
no? Sempre anche meno. E lui diceva sempre: sii gentile, il mondo è un piccolo paese. Puoi imparare creativamente dal tuo piccolo, da quello che fai, contaminandoti con gli altri. Non farti dei nemici e sii gentile. Stessa cosa. Quando ci relazioniamo con l'intelligenza artificiale, siamo un po' gentili anche dei risultati del cavolo che tira fuori. Siamo gentili con gli altri, sono particolarmente gentile, cerco di esserlo comunque. Questo è il libro di cui vi parlavo. Il tema è veramente questo. Il succo, intelligenza artificiale, non intelligenza artificiale, è che le migliori presentazioni sono conversazioni tra noi con la AI, con le persone, con un pubblico, se non sono presentazioni, e basta. Possiamo continuare a parlarne. Se incontrate il QR code, mi prendete un appuntamento in calendar con Malù, e così ne parlate con la mia socia.